l'oggetto del contendere, come sapete, questo decreto legge aiuti quater che è stato convertito in legge a gennaio di quest'anno, e che contiene una disposizione che ha la funzione, avrebbe l'obiettivo di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, e come è già stato anticipato consente di riammettere alla produzione le concessioni di gas metano nell'Alto Adriatico, nel tratto compreso tra il 45° parallelo e il ramo del Po di Loro, ad una distanza superiore a 9 miglia. Per far questo è sufficiente una verifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di assenza di effetti significativi di subsidenza, non di assenza di subsidenza, di effetti significativi, non meglio qualificati. L'altra previsione è invece quella che consente di rilasciare lungo tutte le coste italiane nuove concessioni di idrocarburi in zone marine tra le 9 e le 12 miglia dalla costa, in aree anche sia dalla costa sia da aree protette. Queste sono le previsioni che quindi toccano sia il territorio nazionale sia in modo particolare questa fascia dell'Alto Adriatico. Si diceva, come diceva anticipato Fabio Belletato, un vantaggio incerto. Beh, l'obiettivo espresso del decreto legge è quello di ottenere una riduzione del costo del gas per le aziende energivore. Ecco, siccome sappiamo quale sarà il contributo atteso, perché è scritto in tutti i documenti del nostro Parlamento, è un contributo atteso di aumento della produzione nazionale di gas metano pari a circa 15 miliardi di metri cubi di gas fossile in un decennio, che è meno del 2% rispetto al fabbisogno italiano annuo. Quindi evidentemente un vantaggio molto modesto, inesistente nel breve periodo, perché se l'obiettivo principale è quello di un aumento delle produzioni nel breve periodo, è chiaro che il 2% non consente proprio nulla, e poi quando saranno messe a produzione, quindi è evidente che il vantaggio è assolutamente inesistente nel breve periodo. A fronte di questo vantaggio incerto nel lungo periodo e inesistente nel breve periodo, ci sono invece dei danni certi all'ambiente, perché questa disciplina derogatoria diciamo va in deroga a diverse disposizioni sia del codice dell'ambiente sia di un piano che il nostro paese si era dato, dal nome un po' strano, PITESAI, il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, che aveva cercato con qualche contraddizione di individuare le aree idonee del paese per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, individuando anche zone estese del nostro territorio italiano definite idonee allo sfruttamento, forse anche troppo estese, ma in ogni caso fissando anche, stabilendo alcune aree inidonee, perché vincolate, perché vicine a aree protette, i SIC marini, eccetera, eccetera. Tutto questo viene derogato dalla disposizione che è stata recentemente approvata. Quindi è evidente che ci possono essere pregiudizi significativi alla biodiversità marina, in particolare al paesaggio, all'ambiente costiero italiano, in particolare nelle aree dell'Alto Adriatico che fronteggiano il delta del Po. Quindi stiamo parlando di un territorio nel quale ci sono due parchi regionali, c'è una riserva MAB UNESCO, c'è un sito marino di importanza comunitaria che è stato costituito recentemente per la tutela nel Mediterraneo dei mammiferi marini, dei tursiopi e delle tartarughe marine. Anche l'estate scorsa con il presidente Gasparini, ha presentato un progetto importante di ricerca, importante per tutto il Mediterraneo, su queste specie che a questo punto vengono messe in pericolo dalle nuove estrazioni, qualcuna già autorizzata sotto il profilo ambientale.
Quali sono i rischi? Quelli di un aggravamento della subsidenza, poi ne parleranno i tecnici, con pesanti rischi per l'economia del delta del Po. Territorio fragile, come sappiamo, esposto non solo alla subsidenza, ma anche all'erosione costiera, anche alla risalita del cuneo marino. Sappiamo come questo territorio ha sofferto proprio nell'ultimo anno, ci siamo resi conto in modo evidente della risalita del cuneo salino. Ecco, tutti i fenomeni che non vengono presi in considerazione dalla normativa. Nella normativa si considera soltanto di verificare che non vi siano effetti significativi di subsidenza. In qualche modo la subsidenza è accettata come inevitabile e si cercherà di evitare le conseguenze più gravi. Come si farà a farlo? Affidandoci ai famosi modelli matematici di cui ha accennato il sindaco, che presentano quelle problematiche che poi ci dirà, immagino, l'ingegnere Pigato, di incertezza che tante volte è un'incertezza significativa, perché uno dei pozzi di estrazione più famosi davanti alle coste ravennate è Angela Angelina, che secondo il modello matematico che venne presentato in occasione della valutazione di impatto ambientale doveva avere degli abbassamenti inferiori ai 14 centimetri, invece ha avuto una subsidenza che è variabile tra il metro e mezzo lungo la costa prospiciente del pozzo. Quindi evidentemente profili di incertezza significativamente elevati e non considerati in sede di modelli matematici e di valutazione dell'impatto ambientale. C'è una problematica di carattere più generale che è legata alle emissioni climalteranti. Il gas metano fossile è una gas climalterante molto più potente dell'anidride carbonica. Secondo gli impegni assunti dal nostro paese a livello europeo e internazionale, sappiamo che bisognerà azzerare le emissioni entro il 2050, e l'Agenzia Internazionale per l'Energia, quindi non un'associazione di protezione ambientale ma un organismo internazionale che si occupa di energia, ha avvertito che per rispettare l'accordo di Parigi non si potranno più aprire nuovi minerali di carbone, pozzi di petrolio e giacimenti di gas fossile a partire dal 2021. Invece continuano ad essere autorizzati tranquillamente e continuano ad essere aperti. Tutto questo senza fare i conti con gli accordi internazionali, ma anche con la Costituzione italiana. Proprio quest'oggi sui giornali, su Repubblica, l'ex ministro Giovannini ricorda che esattamente un anno fa, l'8 febbraio del 2022, il Parlamento italiano ha approvato una modifica alla Carta Costituzionale. Modifica l'articolo 9, la prima volta che nel nostro Paese si modificano i principi fondamentali della Costituzione, modifica l'articolo 41. Cosa dicono questi due articoli così importanti, ma di cui ci siamo dimenticati a distanza di un anno? L'articolo 9 dice che la Repubblica, quindi tutti i pubblici poteri dello Stato, sono tenuti a tutelare l'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni. Quindi una logica transgenerazionale, quindi nel momento in cui, ad esempio, si autorizzano nuove sostanze chimiche, per fare un esempio, bisognerà considerare gli effetti di queste sostanze chimiche e anche nel passaggio delle generazioni. Ci sono sostanze chimiche bioaccumulabili, persistenti, cosiddetti chemicals forever, come ad esempio i PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, che sono state tranquillamente autorizzate per una fabbrica dell'Alto Vicentino senza valutare gli effetti nel corso degli anni di contaminazione del territorio, delle acque, della catena alimentare, con effetti per generazioni. Queste sostanze si trasmettono di generazione in generazione, pensate, passando dalla mamma contaminata al figlio contaminato attraverso il latte materno, quindi avremo per generazioni. È chiaro che nella logica imposta dalla nuova Carta Costituzionale, dal nuovo articolo 9, bisognerà avere una logica di lungo periodo. Bisognerà valutare gli effetti a lungo termine dei contaminanti.
Se poi trasponiamo questa considerazione al tema dell'energia e al tema dei cambiamenti climatici, è ancora più evidente e importante quello che impone la Carta Costituzionale nella prospettiva delle future generazioni. Anche perché la riforma, vi dicevo, ha toccato anche un altro articolo importante della Costituzione, che è l'articolo 41, che si occupa di iniziative economiche. L'articolo 41, ed è una delle grandi conquiste del liberalismo, dice che l'iniziativa economica è libera. Tuttavia, gli articoli successivi, i commi successivi dell'articolo 9, dell'articolo 41, sono stati modificati, introducendo come limite espresso all'iniziativa economica la tutela della salute e dell'ambiente, ma soprattutto prevedendo che spetti allo Stato introdurre delle direttive e dei coordinamenti perché l'attività economica pubblica e privata sia indirizzata a fini ambientali. Cosa significa tutto questo? Significa una, lo definisce Giovannini quest'oggi su Repubblica, una vera e propria rivoluzione per le istituzioni ma anche per le imprese, e dice che dovranno rispettare i nuovi principi e cambiare orientamento delle proprie strategie. Ecco, io non lo so se i parlamentari italiani un anno fa si sono resi conto di questa rivoluzione. Benigni l'altra sera, l'avete sentito tutti, ha parlato della Costituzione come una carta che è un sogno scritto da persone molto sveglie. Ecco, io non so se i parlamentari italiani erano davvero svegli o tutti svegli quell'8 di febbraio dell'anno scorso, perché hanno introdotto una vera e propria rivoluzione. Che cosa significa rispettare questo articolo 41, comma terzo della Costituzione? Significa che lo Stato italiano non potrà più concedere tranquillamente incentivi pubblici alle fonti fossili. Pensate che siamo, l'Italia è il sesto finanziatore al mondo per fonti fossili, prima della Russia, prima dell'Arabia Saudita. Significa, se vogliamo rispettarlo, non finanziare più interventi di progettazione di grandi impianti di estrazione di gas fossile in Italia o all'estero. Ma abbiamo accolto con entusiasmo tutta la stampa, quasi praticamente tutta la politica italiana, un accordo che prevede l'estrazione in Nord Africa di gas fossile per i prossimi 40 anni. Enormi giacimenti. Ma come si concilia questa estrazione per 40 anni di gas fossile con il rispetto dell'accordo di Parigi? Ah, è un mistero totale. Come si concilia l'autorizzazione alla costruzione di terminali gasiferi non per l'emergenza, ma per i prossimi decenni? Anche questo è davvero singolare. E d'altra parte lo Stato italiano è il maggior azionista di una società che è il più grande emettitore, uno dei più grandi emettitori europei e mondiali di gas serra. Ecco, tutto questo è chiaro che dovrà essere ripensato alla luce degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana. Ora, io penso che al di là del rispetto del diritto internazionale, del diritto costituzionale, c'è anche il problema di porsi e di porre come questione centrale quello di una grande discussione sulla politica energetica e delle fonti fossili, sul cambiamento climatico nel nostro paese, perché ci siamo davvero dimenticati di quello che è stato approvato non più tardi dell'anno scorso. E perché io penso che ci sia anche un problema anche sotto il profilo della politica industriale del nostro paese. Ricordo che nel 2011, quando il Consiglio di Stato italiano annullò l'autorizzazione per la trasformazione a carbone della centrale di Porto Tolle, i giornali locali e regionali nazionali parlarono di dramma per la politica e per l'economia polesana, dramma per il futuro energetico del paese. Il modo comune di sentire, un po' tutti,
dalla politica, del sindacato, delle forze economiche, imprenditoriali, era quello di arrivare addirittura a sterilizzare quella sentenza del Consiglio di Stato. Ci fu una nuova norma del Parlamento italiano, una nuova norma approvata dal Consiglio regionale per porre nel nulla quella che sembrava essere davvero un disastro economico. Bene, io continuo a dire che mi aspetto da un giorno all'altro che l'amministratore delegato di Enel scriva una bella lettera di ringraziamento alle associazioni di protezione ambientale che ottennero quell'annullamento, perché sarebbe un disastro economico adesso avere una centrale a carbone aperta nel 2021 e che doveva essere chiusa, sarebbe dovuta chiudere nel 2025. Io penso che queste scelte che si stanno portando avanti sul piano delle fonti fossili rischiano di essere un altro disastro economico imprenditoriale. Ecco, devo dire che all'epoca Adria, la città di Adria, fu in prima fila. Ad Adria, il 29 ottobre 2011, ci fu una grande manifestazione nazionale contro il carbone. Ecco, io spero che Adria sia in prima fila anche per la battaglia contro il gas fossile. Grazie.